lei, il dottor Francesco Gianfrotta, sì, che è presidente della sezione GIP, sì, del Tribunale di Torino. Sì. GIP vuol dire giudice delle indagini preliminari. Sì, sì. Ok, dal punto di vista, lei è un uomo di legge, allora io ho sempre pensato che ci fosse una contraddizione di termini tra il termine ospedale psichiatrico e giudiziario. Sì, dal punto di vista culturale, ovviamente. Certo, ma la sua non è un'opinione isolata. L'espressione ospedale psichiatrico giudiziario è l'espressione aggiornata dei vecchi manicomi giudiziari. La contraddizione non è nella formula, è nella filosofia del codice penale del 1930, che ritiene possibile la coesistenza tra la malattia mentale e quindi l'assenza di imputabilità, ma anche la pericolosità sociale e quindi la necessità di una misura di contenimento a fini di difesa sociale. Diversa dal carcere. Diversa dal carcere, ma che l'esperienza ha dimostrato essere molto o troppo, anzi esclusivamente contenitiva e per nulla terapeutica. E questo è, questa è la firma che è stata fatta oggi, va in direzione nettamente contraria. Va nella direzione contraria non per un capriccio di chi ha immaginato e oggi firmato la convenzione, ma perché il legislatore stesso che ha preso atto di una situazione e ha deciso coerentemente. Il cosiddetto superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari significa la cancellazione di quella particolare misura di sicurezza con tutto il carico di esperienza negativa che si era portata dietro in decenni di applicazione. La società e la sanità in genere poi si avvale anche dal fatto che non è possibile, come è stato fatto per la chiusura dei manicomi extragiudiziari, diciamo così, la riforma Basaglia. Cioè, non è possibile chiuderli e basta, insomma. Come l'esperienza della chiusura dei manicomi con la legge Basaglia dimostra che guai se agli ospedali ai manicomi segue l'abbandono, così il superamento degli ospedali psichiatrici dovrà essere accompagnato dalla stessa convinzione di amministrazioni e istituzioni diverse. Guai se al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari segue l'abbandono. Deve seguire un percorso terapeutico che serva a contenere o escludere la pericolosità, non c'è dubbio. Senta, lei ha uno splendido accento, adesso non so dire se napoletano o campano, non sono così raffinato a napoletano. Si sarà reso conto che qua a Torino si fanno moltissime cose di nascosto, cose di eccellenza, quasi, non dico vergognarsi, non è vero, però non facendolo sapere molto in giro. Il protocollo di intervento che è stato fatto oggi per il superamento degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, è realmente qualcosa di innovativo a livello nazionale? So per certo che certe prassi che si sono affermate nel territorio di nostra competenza, cioè del Tribunale di Torino, non sono esperienza esclusivamente torinese. Direi che la possibilità, l'ipotesi che un consolidamento di queste esperienze con la stessa filosofia si possa affermare anche altrove non mi sorprenderebbe, perché ormai ho l'impressione che la strada sia segnata e quindi si tratta semplicemente di mettere dei paletti ben solidi, ben fermi, perché si consolidi una serie di esperienze positive che si sono fatte. La ringrazio perché la sua risposta denota una cultura di 3.000 anni. La ringrazio. La ringrazio molto. Grazie a lei.